Dicevo, si può dividere in due grandi campi il nostro operato, c'è anche nel programma, adesso abbiamo fatto stampare un certo numero di copie di questo programma, sono 82 pagine, per carità, però io credo poi verrà mandato a tutte le associazioni, ai sindacati innanzitutto, perché questo può servire anche a prescindere dalle elezioni, insomma abbiamo cercato di mettere un po' appunto l'insieme. Dicevo due grandi campi, uno quello appunto di cui si parlava, del lavoro, dell'occupazione, quello diciamo la parte più tradizionale dell'impegno sindacale anche, e in questo cosa si può dire? Beh, prima di tutto che noi abbiamo cercato di seguire le varie crisi aziendali, quella di Piacenza ma anche l'Ocrim, cioè difficoltà che potevano essere, perché anche un modo da aiutare, che sarà bene, non è che è possibile sempre, quando va male è comunque colpa del comune, della provincia, quando va bene è merito di altri. Cioè se a Cremona, certo, la crisi incide un po' meno, e non dico che sia solo perché abbiamo sempre cercato di accompagnare i processi, le difficoltà, abbiamo agito, ma insomma un pochettino un aiuto ci sarà stato anche in questo, poi i fenomeni, una crisi di questo genere. Però insomma anche qualche riconoscimento bisognerà dare, le caratteristiche dell'economia cremonese, anche rispetto a quella cremasca, a quella casalasca, certo incide molto, ma insomma un po' anche questo ruolo dell'amministrazione che è sempre stata vicina. Ora prima questo, seguire le aziende nelle loro difficoltà, nel loro modo di... Poi le misure anticrisi, chiamiamole così, per quanto potuto assumere il comune di Cremona, sapete che per i servizi sociali, che è comunque uno dei primi in Italia, spende il 20% del proprio bilancio, e nel 2009 in parte per un aumento di costi dettati da aumenti che ci sono stati, da un aumento della povertà, da difficoltà di vario genere, e però per 1,2-1,5 milioni, secondo se si considera, per scelte precise, diciamo anticrisi, cioè aiutare, oltre a questo che si diceva, gli anticipi di cassa integrazione che poi vengono fatti dalle aziende, ma un aiuto materiale, chi è in cassa integrazione o peggio licenziato, che non paga la mensa per i bambini, non paga la retta per l'asilo, ecco, tutte queste forme di aiuti, una cifra consistente. Quindi ecco, tema del lavoro, dell'occupazione, seguire le aziende, l'abbiamo fatto, bisogna continuare a farlo, misure anticrisi, le abbiamo fatte, bisogna continuare, a seconda anche di come andranno le cose, stare sempre molto attenti da questo punto di vista, seguire poi con particolare attenzione i due casi diversissimi tra di loro della Tamoi e dell'Arvedi, noi proponiamo evidentemente una serie di soluzioni. Questo è il primo campo. Il secondo campo, grande campo, è quello dove pure i sindacati sono attivi, partecipi, quello forse meno immediatamente percepito come questione sindacale, questione di lavoro, se non per i lavoratori in questi settori. Ma ad esempio il grande tema degli anziani, non solo per la parte che riguarda i lavoratori nelle strutture a ciò deputate, ma nelle modalità di queste forme di collaborazione, ma con una visione sociale ben precisa, insomma è una cosa che noi non possiamo dimenticare, non è solo un non tradire l'anima nostra, la nostra, ma è perché riteniamo che la società contemporanea abbia bisogno di un di più di valori, di riferimenti anche ideali, non è perché non ci devono più essere riferimenti ideali, ci deve più essere un modo di fare che sia in consonanza con certi valori di fondo che tutti noi condividiamo. Questi sono i due grandi campi, in cui c'è allora gli anziani, ma anche il resto della politica, la casa, la scuola, i problemi del consumo, dei consumatori, questo grande movimento consumeristico che si è affacciato in America addirittura negli anni 70, adesso da noi, e che sta impostando battaglie importanti, compresa questa ultima sulle ferrovie, sui pendolari, io spero possa essere a Cremona, poi in particolare grazie alla fede dei consumatori, forse anche all'avanguardia rispetto ad altre realtà del nostro paese, e anche forse un esempio. Quindi questi due grandi capitoli
sono, e poi ce n'è un terzo che è quello, cioè non dimentichiamo che il comune, come anche la provincia, come anche, è un datore di lavoro, e quindi c'è un terzo diverso ancora dai primi due grandi campi, che è quello del rapporto con i dipendenti. E in questo, anche in questo caso, le scelte che sono state fatte, quelle che ancora faremo, credo devono essere in sintonia. Poi, brevemente sul metodo, poi a voi le domande. Perché noi abbiamo fatto una scelta coraggiosissima, non diffusa così tanto come io pensavo, che è stata quella di stabilizzare tutti quelli che potevamo stabilizzare, tutti, cioè quindi maestre, persone che lavoravano nel settore, alla fine tra una cosa e l'altra un po' meno di 100, ma insomma ho fatto una scelta anche coraggiosa. E non così, io pensavo che fosse, lo dico, pensavo che fosse più, poi incontrando con gli altri colleghi, cioè non è stato proprio così diffuso per tutta una serie di ragioni. Però insomma, noi l'abbiamo fatta e da questo punto di vista siamo estremamente soddisfatti di averla fatta, assolutamente. E perché ci sono ancora dei problemi per quanto riguarda il precariato, che tende a riprodursi, ma insomma abbiamo fatto un bel. E anche da questo punto di vista, quindi il rapporto con il sindacato sarà importante. Per quanto riguarda il metodo, che appunto va sottolineato, cioè, l'esigenza dei tavoli, cioè i tavoli, non so, chiamiamoli come vogliamo, ecco, la concertazione tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione è fondamentale, ancora più di prima. Io vedo questo come un problema. Istituzionalizzare la partecipazione sia a livello di cittadini, di singoli cittadini, sia a livello di organizzazioni, associazioni, non è facile, perché gli incontri ci sono stati, luoghi dove affrontare certe questioni ci sono stati, però la sento più come un'esigenza in cui si arrivi veramente a, ma non perché uno debba rinunciare alla decisione, alla fine il processo di partecipazione prevede comunque una decisione finale, perché può esserci un contrasto di opinioni, qualcuno che decide, in questo caso chi è, ha il suffragio universale, prende la decisione, però non è tanto questo, il processo partecipativo non è contrario a una relativa velocità di decisione, quindi bisogna tenere presente entrambe le cose. Su questo io mi impegnerò e ragionerò in maniera particolare anche con voi, con tutti quelli che vorranno essere disponibili. Per questo, ecco, io dico, questa è l'impostazione di fondo, e concludo di nuovo ringraziandovi per quello, l'impegno che avete fatto, e ancora per quello che riusciremo a fare insieme, che sicuramente, se dovessimo essere eletti, non sarà poco, il tempo che abbiamo davanti non è dei meno burrascosi, ecco. Cioè io vedo in Italia, ma non solo, sia dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista della politica, dei rapporti, ecco, non sarà un periodo facile. E proprio perché non sarà facile, occorre avere una sintonia grande tra le istituzioni che sono a maggior contatto con i cittadini, quelle più vicine ai cittadini, e quindi auspico davvero che questo possa avvenire, naturalmente con la nostra rielezione e col vostro contributo. Grazie.